Buongiorno da Carlo Lava e Alessandra Today. Siamo con Giuseppina Di Stefano, medico chirurgo, specialista in medicina fisica e riabilitazione di indirizzo neurologico e ovviamente agopuntrice e molto altro che magari poi ne parleremo. Buongiorno. Ciao, ciao Giuseppina. Ciao, ciao Carlo, grazie di avermi invitato. Mi fa molto Grazie piacere. a te e alla tua disponibilità. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Mi risulta che tu sei regolarmente aperta, vero? Sì, io sono regolarmente aperta, attuando ovviamente tutte le direttive per la prevenzione di questa infezione in tutta sicurezza, quindi lavoro con mascherine, guanti, eccetera. Certo, a proposito di infezione, cosa ne pensi? Qual è la tua opinione sintetica sulla epidemia di Covid-19? Allora, io essendo una fisiatra non posso ovviamente dare un parere da virologa, assolutamente. Come medico penso che è una patologia importante e che solo attenendoci alle direttive del governo siamo riusciti a ridurre i contagi e dobbiamo ancora farlo, quindi attuando soprattutto la disinfezione delle mani, l'utilizzo delle mascherine e la distanza di sicurezza di almeno di 1 metro. Queste sono le direttive a cui io mi attengo sia come medico sia come cittadino quando vado in giro. Certo, perché qui parliamo non di una semplice influenza, ma di una polmonite interstiziale, vero? Eh sì, è una polmonite, poi ci sono anche altre, diciamo, patologie associate. Comunque sì, non è una semplice influenza. Passiamo invece adesso a un argomento che riguarda un tipo di terapia che tu pratichi, no? E ti domando, che cos'è l'agopuntura? Perché tu sei agopuntrice. Esatto, sì. Allora, l'agopuntura è una medicina complementare. Non mi piace quando parlano di medicina alternativa, perché non è alternativa a qualcosa, ma è sempre complementare alla medicina occidentale, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e comprovata da studi scientifici internazionali ormai trentennali che ne comprovano proprio l'efficacia in vari disturbi di salute. Fa parte della medicina tradizionale cinese e quindi è una delle pratiche mediche della medicina tradizionale cinese e deve essere effettuata da medici. Per essere agopuntori, infatti, bisogna non solo essere medici, ma fare proprio una scuola di agopuntura con poi un esame finale. E io sono iscritta al registro speciale degli ordini di Alessandria, nel registro speciale delle medicine complementari. Benissimo, ma mi spieghi perché funziona? Allora, l'agopuntura funziona perché per quanto riguarda la medicina tradizionale cinese, il nostro corpo e in medicina tradizionale cinese corpo e mente sono collegati, è pervaso da una serie di canali entro cui c'è un'energia che si chiama Qi in medicina cinese. Quando il nostro corpo è in salute, questa energia fluisce e tutti i nostri organi, quindi anche la nostra mente, funzionano benissimo. Se invece andiamo in malattia, cosa succede? Che questa energia si blocca e quindi crea malattia a livello di un organo. Con l'agopuntura noi andiamo a sbloccare l'energia lungo i canali energetici che poi sono i meridiani. Dal punto di vista della medicina occidentale, l'agopuntura ormai è stato dimostrato che induce il nostro corpo a produrre sostanze, per esempio le endorfine, la serotonina. Sostanze vasotropiche che quindi aiutano il nostro corpo a reagire, diciamo, alle malattie, insomma. E non solo, in realtà in medicina in Cina, negli antichi, ormai la medicina cinese ha circa 2500 anni, l'agopuntura era utilizzata per continuare a stare bene, quindi questo è fondamentale nella prevenzione, soprattutto. Certo, proprio a livello preventivo addirittura. E che indicazioni ha però nel specifico? È conosciuta soprattutto l'agopuntura per il trattamento del dolore, quindi come fisiatra la utilizzo in tutti i dolori scheletrici, nelle sciatiche, diciamo, nelle patologie alla cervicale, nell'emicrania, nelle nevralgie, nei dolori articolari di spalla, gomito, ginocchio, insomma. Si utilizza anche nel supporto alla fertilità e alla procreazione assistita, nel colon irritabile, nelle patologie ormonali, nella menopausa, quindi ha tantissime indicazioni, nell'ansia, nella depressione, negli attacchi di panico, sempre in supporto ovviamente alle terapie tradizionali.
Quindi anche una colite, insomma, quei dolorini spastici del basso ventre, insomma. Sì, allora il motivo è anche questo, che in medicina tradizionale cinese mente e corpo sono collegati. Quindi, per esempio, ormai si sa che l'intestino è il nostro secondo cervello. Quindi, essendo l'agopuntura una terapia che agisce anche sull'aspetto emotivo, spesso il colon irritabile è una patologia da stress, no? E quindi si agisce sul corpo, quindi sull'elemento, sull'intestino, ma anche sull'aspetto emotivo collegato. Certo. E in sintesi, perché magari faremo poi qualche altra intervista, le prestazioni specialistiche che tu effettui, che offri, quali sono? Ovviamente le visite fisiatriche, le visite di agopuntura, quindi mi occupo di agopuntura a 360 gradi, effetto prestazioni di ossigeno-ozonoterapia, che è conosciuta soprattutto per le ernie, la mesoterapia con prodotti omotossicologici, e poi vabbè, prescrivo ovviamente ausili, insomma terapie fisiche, ho un laser che va a stimolare i punti di agopuntura che è indolore, quindi insomma queste sono le prestazioni principali. Principali, certo, che avremo modo di sviluppare in seguito eventualmente. E infine, per concludere, Giuseppina, chi volesse trovarti, come può fare? Allora, io ho lo studio privato in via dei Martiri 14 ad Alessandria e mi può chiamare al numero di cellulare che se vuoi do tranquillamente, che è 348-81-48-680. Ho anche il mio sito internet che è www.giuseppinadistefano.it e poi sono sui social, quindi... Certo. Sono sparita? No, si era bloccato un attimo la voce, ma è stato un attimo. Ah, ok. E quindi dicevo, ci sono anche sui social, quindi su Facebook, quindi mi trovate anche lì, sia come pagina professionale, sia come profilo personale. Benissimo. Instagram. Certo, diciamo su tutti i social. Va bene, è stato un piacere, grazie della disponibilità e buon lavoro anche ai tempi del Covid-19, che mi pare di capire non ti manchi, anzi. Non ho capito, perdonami. Sì, no, dicevo, e buon lavoro anche ai tempi del Covid-19, che mi pare che non ti manchi, anzi. Allora, da un lato purtroppo non mi manca perché le persone hanno sempre problematiche, quindi certo, vogliono risolverle sempre. Sì, perché ci sarà pure il Covid-19, ma gli altri problemi non sono scomparsi. Perdurano, esatto. Eccoci. Esatto. Bene, grazie e alla prossima. È stato un piacere. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.